Porca troia! Sadica da fare cacare! No, porca puttana! Ciao a tutti ragazzi, con il suo fatto Jixmurri e benvenuti alle bestemmie. Benvenuti al quarto e si spera, minchia veramente, se non lo finisco oggi mi sparo nelle palle. Ultimo episodio di Don't Stop Jumpytech, che in realtà è Don't Stop Jumping, però ormai siccome Jumpytech mi ha chiesto per favore ma intitoli una serie, sono poco famoso, devo farmi i soldi, altrimenti la benzina alla 600 io gliela mette. Va bene Jumpytech, ti intitolo una serie, però mi dai tua madre. Allora, oggi siamo qua ragazzi, in questo livello, siamo nel 13° livello e avevamo visto nell'ultima puntata, in realtà voi non l'avete visto, ma io avevo già iniziato a provare questo livello e vi assicuro che questo livello è una delle cose più malate che abbia mai visto. Oddio mio, oggi sono proprio improato, io quando sono improato, quando sono in botta, lo sento il giorno stesso, la mattina stessa, quindi oggi mi sento veramente imbottissima, anche in bottiglia. Praticamente è un livello tutto su lastre di vetro, come potete vedere, e la cosa veramente pazzesca è che tutta questa prima parte, se non la faccio in un'unica rush, non mi basta lo sprint. È veramente una cosa sadica da fare cacare, perché devi essere un figlio di troia per fare una mappa del genere. Ma noi ragazzi la batteremo, perché io ho il vostro supporto continuo. Porca troia! Batteremo anche questa mappa. Intanto mi raccomando ragazzi, continuate a consigliarmi nei commenti la prossima mappa, perché questa sta finendo. Io in teoria ne ho trovata un'altra, però metti che ne trovo un'altra più bella, o comunque mi serve sempre una nuova mappa di Minecraft parkour. Quindi voi, se avete una mappa figa, scrivetemela qui o su Facebook o dove cazzo vi pare, io preferisco qua su YouTube, che io me la metto di lato, me la segno e la scrivo nel mio grandissimo oddio appunto. Ok, adesso siamo qua. Il problema delle lastre di vetro è che, oddio, ok, se sbagliamo un attimo la calibrazione. Ok. No, porca puttana! Come vi dicevo, le lastre di vetro sono abbastanza complicate dal punto di vista dell'equilibrio, quindi mi vedrete molto molto silenzioso in alcuni tratti, perché devo veramente con WASD calibrare al millimetro il fottuto salto. E qua siamo qua. Merda, merda, non cadere. Io in realtà sto premendo shift, però non so quanto in realtà possa servire shift col salto. Non penso che lui mi shifti. Non l'ho mai provato in realtà, quindi mi affido anche un po' alla botta di culo. Oddio, dove cazzo sto arrivando? Non c'ero ancora arrivato lo scorso episodio. Santo Dio, ti prego, se ce la faccio, sono veramente il dio di tutto ciò di cui può... No! A 3 salti dai 4000 salti. Porca troia. Ragazzi, ero avantissimo. Avevo quasi finito il livello praticamente. Io direi che ci siamo. Io direi che ci siamo quasi, porca troia. Se riesco a finire la mappa, voglio per forza 7000 like, perché sto diventando bravo, dai. Non possiamo dire di no. Porca troia, dovete scrivere nei commenti: Murri è il signore, è il dio del parkour, perché veramente sto diventando un mostro nel parkour. Anche se comunque devo dire la verità, è anche merito vostro, perché se io non parlo nel parkour, o nel parkour, insomma, l'accento mettetevelo dove cazzo vi pare, mettetelo pure in culo se vi piace come Jumpytech. Se non parlo, paradossalmente mi concentro talmente troppo da sbagliare, perché mi sale l'ansia. Se invece io la piglio come se fosse una semplice chiacchierata con voi, tipo: ah, come sta vostra madre? Ah, bene, l'ho vista ieri sera. Vai sul nero, ok. Bene così. Bene così. Bene qua. Ok. Mamma mia ragazzi, sono in tensione incredibile. Ora vado qua. Piano, piano, piano. Piano, no, 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 porca troia. Non dovevo sprintare, era un fottuto salto da uno. Porca di quella vacca. Io non oso immaginare davvero cosa cazzo ci sarà nell'ultimo livello, se qua ci sono le lastre, perché non voglio pensarci per ora. Voglio pensare a finire intanto questo livello, perché il prossimo mi sa che arriveranno le bestemmie. 4250 salti, ci sta, dai, non è nemmeno troppo per finire sta mappa. Boom. Oddio, oddio,
Oddio. Oddio. Ragazzi. Boom. Oh santo Dio, 13° livello completato. Siamo calmi, siamo all'ultimo livello. Vediamo cosa ci dice. Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto. Confermo di non aver capito un cazzo. Allora, penso di non aver capito un cazzo a sto punto. Ok, porca puttana, mi sento leggermente preso per il culo, perché non capisco in effetti come minchia ci debba arrivare io. Minchia, ce l'ho riuscito. Ok, ho capito. Allora, il primo praticamente... Ok, il primo l'ho fatto, adesso il prossimo. Bene, ok. Questo qua è un altro blocco più in alto. Porca troia, sono caduto. Madonna mia, è una cosa malata questa! Di nuovo parkour su blocchi invisibili! Cioè, è come se mi desse le coordinate di battaglia navale. Devi essere malato per fare una cosa del genere. Ok, ok. Adesso il prossimo è esattamente là. Ecco, perché questo lo devo fare in un unico jump. Adesso ci proveremo. Non è nemmeno così, porca troia! Questa mappa mi sta veramente sfidando, perché porca puttana, non è possibile. Oddio, ce l'ho fatta! No, porca troia! Ok, è giusto il mio ragionamento. Va bene ragazzi, ce la facciamo. Isa, ok, adesso sono in quello sopra, giusto? Sì, sono in quello sopra. Questa che altezza è? Un'altezza fattibile, ok. Anche questo è un'altezza fattibile, perfetto. Ok, ok, abbastanza easy, esatto. Adesso vado qui. Ora vado qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Vado qua, ok. Ok. Ok, porca troia, porca troia. Porca troia, porca troia, porca troia. Ok, ok, questa che altezza è? Esattamente uno giù. Adesso questo è uguale. Ok, 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 ok. Finita! Boom! Finisce la mappa, Murri! 7000 like subito, perché io ho una scimmia in mano! Troppo forte, porca puttana, veramente! Cioè, cazzo! Ok, l'ho rotto, ma come si... sistema adesso? Comunque ragazzi, a parte che l'ho rotto, l'importante è che la mappa è finita. Io spero che vi sia piaciuta la mappa. Se è così, lasciate un bel pollice in su. Arriviamo a 7000 like, perché tra un paio di giorni potrebbe, anzi deve, uscire la prossima, la nuova mappa. Quindi consigliatemi la vostra mappa che vorreste io facessi. Giusto, ho detto giusto, sì, nei commenti. E ci vediamo a un prossimo video. Woo!